Aniello Califano. Beh, qualcuno potrà dire chi era, un poeta, un paroliere, ma diciamo un uomo della nostra terra, vissuto qualche secolo fa. Un uomo che è diventato famoso con una canzone, Un soldato innamorato, ma con tante altre poesie e canzoni composte da lui. Stasera l'amministrazione comunale, la Proloco, i familiari, la gente, il popolo ha voluto ricordare Aniello Califano. Una storia strana, forse nato a Sorrente, poi vissuto qui a San Lorenzo, dove c'è ancora la casa dove è vissuto Aniello Califano, dove ci sono ancora i nipoti e i pronipoti. Un uomo che è diventato famoso in tutto il mondo. E San Lorenzo vuole far rivivere il ricordo di questo grande uomo. Lo vuole far rivivere in comunione con Sorrento, con il quale hanno già stilato qualche anno fa un protocollo d'intesa. Stasera lo si ricorda, lo si commemora con una santa messa, ma sicuramente sarà il preludio a tante manifestazioni che si terranno in onore di un grande della nostra terra, Aniello Califano. Ringraziare i giovani, il presidente della Proloco, perché hanno voluto ricordare la scomparsa di Aniello Califano dopo 94 anni. È un nostro grande, illustre concittadino. Non soltanto dobbiamo ricordare cosa ha fatto, ma ci dobbiamo preoccupare di mantenere sempre forte, diciamo, il suo ricordo attraverso manifestazioni, ma attraverso iniziative veramente importanti come quella di una fondazione. Non possiamo fermarci soltanto all'intitolazione di una strada, all'intitolazione di un buon teatro, dobbiamo fare altro insieme al Comune di Sorrento e ci stiamo preoccupando. Sicuramente questo è un impegno per la prossima amministrazione. Aniello Califano è un pezzo della nostra storia ed è abitante di questa parrocchia e questa sera abbiamo voluto pensare una giornata intitolata a lui, una santa messa in suo suffragio, ma per ricordare che questa terra ha le radici, ha radici importanti, ha radici che ci fanno onore. Della Proloco valorizziamo i luoghi, mi sembra giusto però valorizzare anche i personaggi, esattamente, di Sant'Egidio del Montalbino. Noi entro giugno apriremo anche un tavolo col Comune di Sorrento per attuare poi tutta quella serie di iniziative con i quali insomma potremo andare avanti e creare anche nuovi eventi, addirittura un concorso proprio per Aniello Califano. Ci tende la canzone Soldato Innamorato, che cosa prova? È proprio una grande emozione che non si può descrivere. È un momento particolare, la messa in ricordo di suo nome. Sì, 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 io voglio ringraziare tutta l'organizzazione che ha voluto ancora una volta commemorare la memoria di mio nonno. Io le faccio i migliori auguri.